Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, ma soprattutto anche su Twitch, perché in questi giorni stiamo iniziando a fare le prime live in cui commentiamo le news della settimana, ma soprattutto poi divaghiamo e parliamo di un sacco di roba nerd, soprattutto che li suggerite voi nei commenti. Ieri, per esempio, abbiamo fatto una, abbiamo parlato per un'ora del mondo dei fumetti di Spider-Man. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, già che ci sono vi faccio vedere anche la bellissima maglia a tema Ritorno al Futuro e vi informo, come sempre, che in con il sconto NerdMov su Pampling avrete il 15% in meno. Anche di questo trovate tutto qui sotto. E dopo questa super intro spammosa direi che possiamo entrare nel vero cuore di questo video, perché oggi volevo parlarvi di una teoria che sta letteralmente spopolando sul web in questi giorni, legata ovviamente al mondo del Marvel Cinematic Universe. I giorni scorsi infatti un utente di Reddit ha tirato fuori una teoria decisamente interessante e che secondo me non è così campata in aria, perché se Spider-Man Far From Home, il film che chiude ufficialmente la saga dell'infinito iniziata col primo Iron Man, Avengers Endgame è il film che termina la saga a livello di trama. È come se Spider-Man Far From Home sia un mega prologo, una mega scena post credit. In Avengers Endgame vediamo infatti chiudersi gli archi di vita di numerosi personaggi, tra cui Vedova Nera e Iron Man, che sappiamo tutti ormai perire all'interno della pellicola, ma anche Captain America, che torna nella nostra timeline ormai super invecchiato e che potrebbe, dico in teoria perché oggettivamente non è morto, quindi potrebbero ritirarlo fuori, aver concluso anche il suo ciclo, la sua vita da supereroe all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ma soprattutto vediamo morire Thanos, il villain principale attorno a cui si sono legati tutti i film del Marvel Cinematic Universe fino appunto ad Avengers Endgame, che ora con Spider-Man Far From Home. Quindi Marvel ha sicuramente bisogno di un nuovo super cattivo, di un nuovo villain a cui legarsi con tutti i prossimi film la fase 4, la fase 5 e così via. E nei giorni scorsi alcuni nomi che sono saltati fuori e secondo me sono anche quelli più logici, troviamo Galactus, il divoratore di mondi, uno dei cattivi principali dei Fantastici 4, che potrebbe introdurre personaggi interessantissimi come Silver Surfer e che secondo me sarebbero decisamente azzeccati, anche perché i Fantastici 4 sono ufficialmente entrati a far parte del Marvel Cinematic Universe. Durante San Diego Comic Con Kevin Feige ha annunciato che sono in sviluppo, in pre-produzione, film su X-Men e sui Fantastici 4, e quindi tirare fuori Galactus sarebbe una cosa sensata. E per certi versi Galactus è anche superiore a Thanos a livello di devastazione, e qui arriva la teoria che va a legare appunto il vecchio villain Thanos con il nuovo probabile villain Galactus. Se ci pensate, infatti, lo schiocco di dita di Thanos in Avengers Infinity War, con il quale dimezza la popolazione dell'universo per evitare i problemi di sovrappopolamento e di mancanza di risorse, sarebbe stata solamente una soluzione temporanea, perché obiettivamente con qualche migliaio di anni le varie popolazioni dell'universo si sarebbero riespanse, quindi si sarebbe tornati alla situazione di partenza, e Thanos giustamente sapeva che non poteva stare lì a schioccare le dita ogni mezzo secondo. Ma noi sappiamo che in Avengers Endgame il Titano Viola schiocca le dita ancora una volta dopo Avengers Infinity War, in una scena che noi non vediamo ma che ci viene raccontata da Thanos stesso, in cui dichiara di aver distrutto le gemme dell'infinito e di aver distrutto il guanto. Questo è quello che dice lui, ma la teoria vuole che con quello schiocco, oltre ad aver distrutto le gemme, abbia anche creato Galactus. E Galactus è notoriamente chiamato il divoratore di mondi, perché lui prima manda sul pianeta il suo araldo, che è appunto Silver Surfer, e poi arriva e distrugge tutto, dal pianeta alla popolazione. E Thanos avrebbe quindi creato questa entità celestiale per evitare di stare a schioccare le dita ogni migliaio di anni. E effettivamente ha senso, anche perché, anche se per motivazioni diverse, perché Galactus non divora i pianeti perché è cattivo, lo fa per necessità, come noi umani abbiamo necessità di bere e mangiare. Però avrebbe senso che Thanos abbia creato Galactus per mandarlo in giro per l'universo a distruggere tutto e tenere l'universo bilanciato. È un'idea decisamente interessante che potrebbe funzionare alla grande all'interno del Marvel Cinematic Universe, anche perché il problema di gente come gli X-Men e Fantastici 4, l'ho sempre detto anche in altri video, i Fantastici 4 ancora, ma gente come gli X-Men, che sono i mutanti, che sono una congregazione enorme all'interno dell'universo dei fumetti, ci sono praticamente quasi un mutante ogni due umani nell'ultimo periodo nei fumetti, non possono tirare fuori così di punto in bianco i mutanti e dire sì, ma ci sono sempre stati. E quindi
tirare fuori personaggi nuovi che sono nati con lo schiocco di dita di Thanos avrebbe più o meno senso, potrebbe funzionare, non tanto per i mutanti ma soprattutto per Galactus, perché non ci credo che nessuno abbia mai sentito parlare di Galactus in tutto l'universo, non abbiano, soprattutto in film come Guardiani della Galassia, nessuno l'abbia neanche mai nominato per sbaglio e quindi fosse sempre esistito. Sarebbe interessante, anche se non so se Marvel deciderà di tirare fuori un altro super mega villain cosmico. A me piacerebbe tantissimo qualcuno come Dottor Destino o Norman Osborn a capo di un mega impero di criminali, appunto, così potrebbero tirare fuori Dark Avengers e così via. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto, se l'idea vi stuzzica, se secondo voi potrebbe funzionare, se avete altre idee per qualche altro villain che secondo voi potrebbe funzionare, fatemelo comunque sapere con un commentino qui sotto e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, su Twitch, il link di Pump, tutto qui sotto, basta, lo sapete, qua sotto, tutto qua. Quindi ragazzi, commentate e noi ci vediamo come sempre, come al solito, al prossimo video. Ciao!